Adesso nel nostro secondo servizio diamo spazio ad un collegamento in diretta, in particolare con Paolo Durante che è nel centro vaccinale di Città Sant'Angelo, dell'hub vaccinale che riguarda la provincia di Pescara e Paolo è andato anche ad incontrare il responsabile della campagna vaccinale per questo territorio, al quale ha rivolto delle domande anche proprio su pratiche, su come ci si può prenotare, chi deve farlo, chi può vaccinarsi ora e chi no. Insomma, domande con risposte. È giusto, Paolo? Dico bene? Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio Marina, da parte mia, da parte del tecnico Andrea Berardinelli. Sì, è giusto quello che hai detto, siamo nel polo vaccinale di Città Sant'Angelo dove questa mattina c'era un certo movimento. Ora il centro è chiuso per una pausa, riaprirà tra breve, intorno alle 14:30 per andare avanti fino alle 19:30. Questo dal lunedì al venerdì, mentre il sabato soltanto al mattino. Dicevamo di movimento perché oltre a alle terze dosi in questo centro vengono inoculate anche le seconde e addirittura le prime dosi. Riguardo però la terza dose Covid per gli over 60, ricordiamo che possono presentarsi spontaneamente anche qui oppure prenotarsi sulla piattaforma delle poste, ma anche in altri modi, soltanto coloro che hanno già ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi. Il discorso vale naturalmente anche per coloro che hanno ricevuto il vaccino monodose, per intendersi Johnson & Johnson. Ma su come stanno rispondendo gli over 60 e anche su altre informazioni utili di questa campagna abbiamo sentito, come ricordavi tu da studio, il dottor Rossano Di Luzio, che è il responsabile della campagna vaccinale della ASL di Pescara. Io direi che su questa intervista ci salutiamo. Da parte mia e da parte del tecnico Andrea Berardinelli è davvero tutto. La linea può tornare alla regia per la messa in onda dell'intervista. Terza dose per gli over 60, ieri in tutto l'Abruzzo c'è stato un ottimo inizio, circa 1.400 le persone che si sono prenotate. Dottor Di Luzio, proviamo a fare chiarezza. Chi si può effettivamente prenotare? Possono prenotarsi alla terza dose tutte le persone che hanno superato i 60 anni di età, 60 anni compresi. Poi, oltre a queste persone, a 60 anni, si possono prenotare le persone che lavorano in ambito sanitario, quindi personale sanitario o di interesse sanitario, e per interesse sanitario intendiamo, non so, gli autisti di ambulanza, il personale delle pulizie dei vari luoghi di cura o il personale delle mense e altre tipologie simili, e persone affette da alcune patologie, patologie per lo più gravi, come pazienti oncologici, ematologici, pazienti con HIV, pazienti in dialisi, pazienti che hanno dei sistemi immunitari deficitari. Parlando della provincia di Pescara, vogliamo ricordare quanti e quali sono i centri a disposizione degli utenti? Sì, i centri sono tre. C'è il centro dell'outlet di Città Sant'Angelo, che è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, la mattina e il pomeriggio. Poi c'è il centro di Scafa e di Penne. Attualmente questi sono aperti fino al 15 novembre, il mercoledì e il venerdì, il pomeriggio, tutte e due, ambedue in queste date. Per tutti c'è bisogno di prenotazione oppure ci si può recare e ci si vaccina? Allora, per questa settimana e per la prossima settimana è possibile andare sia con prenotazione sia senza prenotazione. Poi valuteremo la situazione e decideremo il da farsi. A proposito della prenotazione, come si fa e dove si fa? Allora, le prenotazioni può essere fatto sul sito internet delle poste direttamente dalle persone oppure telefonando a un numero verde che è l'800 00 9966 oppure tramite gli uffici postali o i portalettere o i bancomat. Dottor Di Luzio, se il mio Green Pass scade per esempio il 20 di dicembre, quindi a ridosso delle festività natalizie, posso attendere per fare la terza dose magari i primi di gennaio?
Allora, non c'è nessuna attinenza tra Green Pass e terza dose. Il Green Pass la si ottiene dopo aver fatto il ciclo vaccinale della prima e della seconda dose. La terza dose non ha funzioni autorizzative nel senso del Green Pass. La terza dose serve a scopi sanitari, serve a rinforzare il sistema immunitario, a evitare che questa malattia si espanda ancora di più. Un'ultima cosa, siccome se ne è parlato, la sede dell'Outvillage di Città Sant'Angelo verrà spostata più in là? No, non verrà spostata, la sede dell'Outvillage di Città Sant'Angelo rimarrà, stiamo valutando di attivare un'ulteriore sede nell'ambito della città di Pescara.